TAV, madre di tutte le battaglie. Dopo l'Europei si riaccende lo scontro nel governo. Salvini ha dichiarato che le forze a favore dell'alta velocità hanno preso oltre l'80%. Sicuramente il voto piemontese, non dico che sia un referendum, ma poco ci manca. Luigi Di Maio replica l'alleato e riporta la questione sul tavolo di Conte. La TAV è un dossier che è nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri che sta seguendo lui ormai da oltre un mese. Lo scontro è ancora più estremo in Piemonte, dove il Carroccio ha fatto man bassa di voti e vuole incassare. L'alta velocità Torino-Lione si deve fare. Questo orientamento popolare dei cittadini piemontesi rafforza ulteriormente quella che è la nostra posizione, quindi che la TAV debba andare avanti. Se la Lega avesse tradito l'idea della TAV e si fosse defilata contro la TAV, io non avrei più combattuto con la Lega, avrei abbandonato la Lega. I partiti TAV sono la stragrande maggioranza, il Movimento 5 Stelle è ridotto a un 13%. Non la pensa così il vertice piemontese dei 5 Stelle. Noi ci caratterizziamo sulla più grande battaglia ambientalista degli anni 2000. È la madre delle grandi opere ed è quindi un tema che ci caratterizza e ci caratterizzerà sempre. Chiaramente la nostra posizione non cambia, eravamo e siamo contrari. Vi prenderete anche la responsabilità di spaccare il governo? Il patto di governo non viene assolutamente messo in discussione, anche perché noi i numeri che abbiamo in Parlamento li manteniamo. Fino a dove siete disposti ad arrivare per difendere la vostra posizione sull'alta velocità? Ah, io personalmente sono disposta a far di tutto, nel senso che io non mi muovo da questa mia posizione e credo di non essere la sola. E a non muoversi dalle sue posizioni è anche il ministro Toninelli. I dossier del mio ministero, ha dichiarato, vengono gestiti oggi come venivano gestiti prima delle europee. Dopo il voto non cambia assolutamente nulla.